Il 22 marzo 1967 l'Italia del duo Herrera-Valcareggi affronta Cipro a Nicosia, seconda gara delle qualificazioni agli europei del 1968. L'avversaria non è trascendentale, ma le pessime condizioni del terreno di gioco e il tifo caldo dello stadio Gymnasium tengono in corsa i ciprioti fino a quasi la metà del secondo tempo. Al 31esimo, Domenghini approfitta di un errato rinvio della retroguardia avversaria e con un preciso destro di prima intenzione infila il pallone all'angolino della porta di Varnavas. A due minuti dalla fine, Facchetti svetta a centro area su perfetto cross dalla sinistra e firma il raddoppio. Il colpo di testa del capitano azzurro chiude l'incontro e consente all'Italia di conquistare la seconda vittoria nella fase eliminatoria degli europei.